Ragazzi, prima di far partire il video, sono qui per ricordarvi che sono sponsor di Level Up e che fino al 30 aprile, cioè oggi, l'ultimo giorno, quindi sbrigatevi, pezzi di merda, no scherzo, ci sarà lo sconto del 20% col codice LOMBA. 20% fino ad oggi, quindi se dovete comprare qualcosa, sbrigatevi. Codice sconto LOMBA, mi taggate su Instagram, ve ne posto pure, se famo una bevuta insieme virtuale e stiamo nel chilling. Punto numero 2, vi ricordo come si prepara, molto facile. Abbiamo qua il nostro shaker, pieno d'acqua, l'ho già riempito ovviamente per risparmiare tempo. Prendiamo il nostro gusto, in caso prendo il nostro amatissimo Blue Crush, che vi ricordo che è uno dei miei preferiti. Un misurino, vi ricordo che in un booster costa 40, un booster costa 40 euro, con un booster ti fai 40 shaker. Lo buttate dentro, si scuote, lo aprite. Popolo di YouTube, buongiorno. Sono sempre io, il vostro piedone, nasone, manone, tutto quello che volete preferito. E oggi è un video un po' particolare. Perché? Perché andrò a rispondere alle domande che mi avete fatto su Instagram, qui su YouTube. Ne approfitto per aprire la rubrica usando appunto le domande che mi avete fatto su Instagram, così che me le potete fare anche un video qua sotto e risponderò poi nel prossimo. E vi chiedo già scusa se starò col telefono in mano, ma come vedete dove ho scritto tutte le domande e quindi le leggo. Detto questo, andiamo con la prima. Parto subito rispondendo alle classiche, che probabilmente non metterò neanche a video, ma sono di quelle che mi fanno su Twitch ogni 7 minuti. Oh, sì, ho 20 anni, mi chiamo Luca. Queste sono le due più votate comunque, quelle che sono state spammate ovunque, che mi spammano su Twitch, su Instagram. Ho 20 anni e mi chiamo Luca. Fanatic Warzone chiede: hai mai ricevuto offerte da altri clan, esempio FaZe G2? Sì, ma molto più piccole, nel senso solo italiane. Quella dei Fanatic ovviamente è la più grossa azienda che mi abbia mai contattato da quando ho cominciato a fare streamer youtuber. Gianluca scrive: bella Lomba, che cosa hanno pensato i tuoi genitori quando gli hai detto che volevi lavorare? Immagino con i videogiochi, perché la domanda è finita lì. Comunque, mettiamola così. Allora, io vivo con mia madre. Mio padre è ancora... sono separati, quindi... fa ancora fatica probabilmente a capire come lavoro, che lavoro faccio, un po' l'ha capito, ma comunque molto più tardi rispetto a mia madre, essendo che vivo con lei, ovviamente è venuta a conoscenza di tutto molto più presto. Mi ha aiutato molto mia madre, mi ha sempre supportato per 11 anni, perché da quando sono un annetto alto così che volevo fare dei videogiochi il mio lavoro. E all'inizio era diventando un pro player, adesso sono un content creator, sono due cose completamente differenti, parleremo più avanti. E mi ha supportato sia emotivamente che economicamente. Non mi ha detto tanto, perché mia mamma è molto di mente aperta, sa riconoscere quando è ignorante in una materia. E anche molto non vedo, non credo. Quindi un po' scettica all'inizio, ma con il tempo comunque ha capito che è un settore che va, che si può fare, anche se è molto difficile. E mi ha supportato. Non ha avuto tante altre reazioni. Ovviamente molto contenta quando ho cominciato a prendere passo, da quando ho cominciato a streamare. Perché prima non potevo farlo perché non c'avevo la fibra ottica. Ma comunque, nonostante tutto, adesso è molto contenta e mi ha sempre supportato sia emotivamente che economicamente. Andiamo un po' più sul personale, l'argomento anime manga. Ludovico chiede: manga preferito? Non ne ho una preferita, anche perché guardo molti più anime di quanti manga leggo. In realtà ne ho letti pochissimi, preferisco guardarmeli quando finisco di streamare, mi metto nel letto, accendo la tele, mi guardo qualcosa su internet. Ma comunque ti dico Dragon Ball, il classicone, perché è quello che mi ha accompagnato da quando ero bambino. Stavo molto spesso da solo in casa e a farmi compagnia c'era sempre Dragon Ball, quindi sono molto 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 attaccato effettivamente all'anime. Ne ho visti molti altri, ovviamente mi sono piaciuti un botto, tanti, ma veramente tanto. Però comunque vado sul classico, perché non faccio tanta preferenza. Se guardo mi piace, fino alla che mi metto a fare la lista. MNS chiede: a quanti anni hai iniziato a giocare ai videogiochi? Da quando ho memoria. Classica risposta, però è vero. Da quando ho memoria giocavo alla Play 2 con mia nonna, addirittura a Spyro, Prince of Persia, i classiconi della Play 2. Poi è uscita la Play 3. Per me la Play 3 è stata anche la scoperta di internet, di poter giocare con altre persone. Prima non avevo, con la Play 2 non avevo questo concetto. Per me con la Play 2 esistevano solo i single player. Con la Play 3 è arrivato anche il multiplayer, quindi la possibilità di competere. E io purtroppo non sopporto di non riuscire a fare qualcosa, quindi mi ci sono chiuso e sono arrivato fino a qua oggi. È andato più o meno così. Giulio chiede: che scuola hai fatto? ITIS informatico. Robin chiede: sei fidanzato? Sì. Jerome chiede: miglior clutch mai fatto in un torneo? Era quest'estate. Twitch Rivals di Hyperscape.
come funziona? C'erano tot team, avevi tempo 3 ore per fare 3 partite. Le migliori 3 partite sarebbero poi state prese per fare la classifica in base a quante kill hai fatto e il posizionamento, ok? I primi 4 accedevano poi alla finale, che era un'ora aggiuntiva per poter aggiungere punti, ok? Con una partita. Avevi un'ora per fare una partita, che avrebbe ribaltato magari la situazione, ti avrebbe aggiunto punti, no, ne avresti fatti pochi confronto agli altri, insomma, comunque. Siamo arrivati quarti, quindi siamo qualificati quarti per la finale, per quell'ora finale. Quella partita eravamo alla fine, cerchio piccolo, 3 squadre. Io ero in solo, gli altri erano... No, 4 squadre, scusatemi. Io ero in solo, gli altri erano tutti full team. Su Hyperscape funziona che, per chi ha visto il video, c'è anche qua su YouTube tra l'altro, puoi prendere la corona, tenerla 30 secondi se non sbaglio, forse 45, comunque 30-45 secondi, e vincere così la partita anche non uccidendo i membri dei team restanti. Quella zona, con 9 persone contro se non sbaglio, io da solo prendo la corona, comincio a scappare come un cazzo di ratto, vinciamo la partita. Quella partita ci ha fatto fare da quarti a primi. Questo lo reputo il miglior clutch che abbia mai fatto in un run. Domande classiche: quanto porto di scarpe? 49 e mezzo. Altra domanda classicona, ragazzi: come ho conosciuto Giorgio? 2016, ho smesso di giocare a Counter Strike, ho cominciato a giocare a PUBG. Un mio amico che gioca con me a Counter Strike, anche lui giocava a PUBG, ha conosciuto, giocava in team con Power, un altro ragazzo di nome Washout, e gli mancava un quarto. Così mi ha detto: senti, vuoi entrare per provare? Abbiamo giocato un po' insieme su PUBG, e da lì ho conosciuto Giorgio e è durata l'amicizia, quanto sono adesso, 5 anni praticamente. Questa è interessante, o almeno penso che molte persone mi farebbero una domanda del genere. I'm Pradice, non so come cazzo si pronuncia, comunque chiede: creerai mai una piccola academy dove aiuterai streamer emergenti a crescere? Ecco, no, ma per un semplice fattore. Uno, vabbè, mancherebbe il tempo per gestire tutto, raga. Due, comunque, quello di YouTube, Twitch, la vita content creator in sé è anche una competizione. Quando arrivi a un certo livello, magari non lo sono ancora, però comunque penso sia così, devi cominciare a pensare per te, a portare cose nuove, a portare cose che gente non ha mai fatto. E quindi, insomma, diventa una cosa... devo pensare a me. Non ho tempo e non posso permettermi di pensare ad altre persone. Quindi non credo di far mai una roba del genere. Ma non si sa mai. Oh, questo è interessante. Il Reddone Nazionale mi chiede: come fate a gestirvi gli orari di lavoro, tempo libero, di riposo con l'amorosa e o famiglia? Non hai una vita. Se fai il content creator, tu la tua vita la prendi e la butti. No, è molto difficile, soprattutto per gli orari che faccio io adesso, che su Twitch sono circa dalle 4 alle 8 di sera, o comunque dalle 3 alle 7, poi da mezzanotte alle 4. Quindi mi divido in 2 spezzoni da 4 ore, per un totale di 8 ore al giorno. Interessante, difficile, perché è come se io cominciassi a lavorare alle 3, ma staccassi alle 4, perché non è che in quelle 5 ore posso dormire, perché comunque c'ho roba da fare. Se vado a dormire mi sveglio verso le 11, che sono rincoglionito, arrivo in streaming rincoglionito. Quindi separare, comunque dividere il tempo per tutti è impossibile, difficile. Quindi per fortuna, per esempio, la mia ragazza, mia mamma mi sostengono, mi supportano, quindi capiscono. Altrimenti sarebbe stato veramente impossibile avere una relazione di fuori del lavoro, ragazzi. Cioè non manca proprio il tempo, non esiste. Andrea Lombardi chiede: cosa ne pensi della gente che va contro di voi anche se siete i nostri orgogli in ambito di gaming? Orgogli. Comunque, vabbè, ti ringrazio. Sicuramente c'è poco da dire, non è che lo decido io. Non so se è frustrazione il fatto che non ci sono riusciti loro, o comunque è gente che deve per forza rompere i coglioni, passatemi il termine. Non faccio niente di male, cerco semplicemente di portare questa cosa che è l'hardcore gaming in Italia. È una cosa che manca, e comunque la gente mi rema contro in qualsiasi modo. E citto, e non leggo, non so streamare perché non leggo la chat. Ai tornei facciamo sempre bene, ne andiamo uno male, ci sputano merda. Raga, non lo so, è frustrazione, invidia, può essere qualsiasi roba. Devono rompere il cazzo per divertirsi, possono essere mille cose. Non so cosa pensare neanch'io, credimi, mi trovi abbastanza spiazzato, perché me lo chiedo anche tutti i giorni. Ok, allora Angry mi chiede: quando hai iniziato la carriera da pro, perché sei così? Ci tengo, ne approfitto, l'ultima domanda a cui rispondo, ne approfitto per farla un pochino lunga. Io volevo fare il pro player, ragazzi, ma quello che sono ora non è... io non sono un pro player, perché pro player significa letteralmente professional player, significa che tu vieni pagato per competere su un videogioco. Warzone non è competitivo, di conseguenza non fanno tornei, di conseguenza le aziende non investono sui player perché non possono competere su un gioco dove non ci sono tornei. Non sto dicendo che Warzone fa schifo, non sentitevi attaccati, non sto insultando il gioco, sto semplicemente dicendo che Warzone è un gioco for fun,
non competitivo. Io, in primis, preferirei rimanesse tale, anche se con qualche miglioria, questo lo sappiamo tutti. Comunque lo parleremo nel prossimo video, stavo pensando di farlo più incentrato su Warzone. Vabbè, io non sono un pro player, raga. Accetto quelli che magari lo usano per dire sei forte, di qua di là, ci sta un po' un giochino di parole, me lo posso anche accollare. Ma nel vero senso della parola, quando la gente mi chiama pro player, mi fa un po' incazzare, ma per di non è che me la prendo con loro. Però comunque disinformazione, perché lo streamer, content creator, pro player sono cose completamente diverse. Stavo pensando ci fosse altro da aggiungere, ma mi sa che è tutto. E ragazzi, spero di essere stato un po' esaustivo con le domande. Detto questo, spero anche vi piaccia questo format. Se vedo che va, lo riproporrò con anche le domande ovviamente che mi fate qua sotto nei commenti di YouTube. Cercherò di fare magari un miscuglio tra quelle di Instagram e quelle di YouTube, ragazzi. Detto questo, ci becchiamo alla prossima, ragazzi. Un bacione e ci vediamo lunedì con un nuovo video.